dicevamo che Ferdinando, parlando con il cognato, duca di Toscana, che cognato toscano, sa, noi toscani dappertutto, in Lombardia, all'estero, noi toscani, nel regno di Napoli, noi toscani per la cultura. E il re dice, noi napoletani stiamo sempre da noi, si vede che noi stiamo bene a casa nostra, era il suo commento rispetto a... Beh. E poi, poiché passiamo la parola a Sergio Galli, stiamo confondendo i nomi stasera, commissario generale di Terra Santa per il stato d'ordine militare di a proposito di quel periodo storico, comunque volevo accennare anche al fatto che comunque anche tra i sacerdoti nostri di quel periodo, i vescovi, gli ecclesiastici in genere, ci furono grandi sofferenze, grandi traumi anche nelle scelte da fare per guidare il proprio popolo, perché l'unico punto di riferimento era loro. È giusto. Bene, grazie, e innanzitutto desidero salutare i rappresentanti istituzionali che sono qui presenti e anche ringraziare le associazioni che hanno promosso questo tavolo in occasione di questa ristampa anastatica di questo volume evocativo della riconquista del cardinale Ruffo. Io in verità tratterò un tema che è un po' tangente e che è particolarmente anche affascinante, che riguarda il regno di Napoli, ovvero delle relazioni tra il regno di Napoli e Gerusalemme. Essendo io un frate della custodia di Terra Santa, la custodia di Terra Santa è questa provincia francescana presente sin dal Medioevo, in Medio Oriente. Noi siamo presenti in Palestina, Israele, Siria, Libano, Giordania, e quindi siamo lì dal 1217. Ed in effetti siamo testimoni di un particolare stretto legame tra Napoli e la Terra Santa. E in questo ci possiamo chiedere come mai. Tutto nasce dall'imperatore Federico II,